Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e oggi signori parleremo di un gioco che sicuramente ha fatto la storia di noi videogiocatori, ovvero God of War. Un God of War in particolare, ovvero God of War Ragnarok, signori. Ma prima, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingslave18, mi raccomando che è la mia pagina ufficiale. Dopodiché, il link in descrizione se volete seguire tutti i passaggi per vedere i walkthrough di Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West e assolutamente God of War Ragnarok, signori. E questo è il link che metterò anche in descrizione se volete supportare la corporazione. Ma detto questo, iniziamo. Ci siamo lasciati quando? Ci siamo lasciati l'ultima volta in God of War del 2018 quando Kratos e Atreus vedono questo murale di tutto quello che accadde nel gioco di God of War. Ovviamente Atreus, saltando la parte futura in cui Kratos vede che Atreus in ginocchio che urla, sì, si presuppone che urli. Con Kratos sulle sue gambe, sdraiato, quasi morente, ok? E ovviamente questo riguarderà il futuro, in quello che accadrà a God of War Ragnarok. E dopodiché c'è la scena bonus finale, in cui vediamo, passati dopo un po' periodo di tempo, Kratos e Atreus, ovviamente Atreus è Loki. Che vengono, come dire, svegliati di soprassalto da Thor, il dio del tuono. Che secondo me hanno fatto un po', come dire, come dire, quando uno modifica. Vabbè, in poche parole, hanno modificato l'aspetto di Thor. Prima era più secco, ora è diventato più panzone. Come è giusto che sia, perché Thor viene denominato come un buzzurro. Un bambinone gigante che vuole vincere sempre, vuole spaccare soltanto i giganti di Jotunheim, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo lasciati lì per il finale, ok? Dopodiché, come viene strutturato tutto il videogioco? Secondo me, ragazzi, quindi prendetela con le pinze perché questa è una mia teoria. Allora, il gioco inizia con la caccia iniziale, ovvero con il filmato iniziale del trailer, no? In cui Kratos, mentre fa delle frecce, Atreus va a caccia da solo, ok? Dopodiché ci saranno delle discussioni dentro la caverna, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, per tornare a casa, usando la slitta, incontrano Freya. Che ci sarà un mini combattimento come il primo gioco di God of War, Baldur, no? Delle prime fasi, poi dopodiché più avanti combatterai. Dopodiché, dopo il combattimento di Freya, ci sarà una grande discussione in cui Loki, Atreus, vuole scoprire la verità sulla sua natura, no? Come è nato Loki, eccetera, eccetera, eccetera. Fare questa guerra contro Asgard, contro Odino, Thor, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché vanno a casa. Raggiungono casa, raggiungono Mimir, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, lì parleranno, non so che cosa si diranno. Dopodiché ci sarà Thor ad aspettare lì. Però io penso che ci sarà un mini combattimento con Thor. Dopodiché Kratos avrà la meglio e peggio, nel senso che può sconfiggerlo, però con molta difficoltà. Dopodiché passerà un po' di tempo ancora. Poi Atreus chiederà a Kratos di liberare. Vediamo se Tyr è morto. Quindi ci sarà la sezione di ricerca da parte per Tyr. Dopodiché, una volta trovato Tyr, ci sarà il boss. Ovvero, secondo me, Freya con Thor, che è molto importante. Ok? Dopodiché, tra variati boss, Kratos può morire. Io l'ho pensato, tutti la pensano così, che Kratos in questo capitolo può morire. Anche se ne dubito, perché? Perché questo? Perché il dio della guerra muore, ma Kratos o Tyr? Questo non si sa, però io penso che sia più
Kratos, purtroppo, per mia malinconia. Speravo fosse Tyr, ma da come il murale del finale di God of War ci ha fatto vedere il futuro di Kratos, Kratos in questo capitolo muore. E quindi in questo capitolo diciamo una volta per tutte addio a Kratos, purtroppo. Dopodiché ci sarà il grande finale, ovvero, questa è una teoria abbastanza, come dire, un po' malsana, però fatemi spiegare. Loki, ovvero Atreus, va nel regno di Helheim per cercare di resuscitare Kratos per combattere contro Thor e Freya. Freya non morirà, ragazzi, morirà al finale con Thor, insieme a Thor, anche se sarà un po' difficile, ok? Dopodiché credo che vinceranno sicuramente. Poi ci sarà un terzo capitolo in cui che è il finale della mitologia norrena, ovvero contro Odino, però non da parte di Kratos, attenzione, perché dicono che questo capitolo di God of War Ragnarok sarà l'ultimo capitolo della mitologia norrena. Però c'è sempre un inghippo: se è dalla parte di Kratos, allora Atreus può continuare a uccidere gli dei di Asgard, ok? Poi dopodiché il finale, eccetera eccetera eccetera, ci sarà una sottospecie di cutscene triste in cui vediamo Kratos che alla fine muore, proprio lasciando l'abbandono del personaggio, e lì sicuramente piangerò, però spero di no. Comunque, dopodiché ho messo una lista anche dei bonus, ok? Quindi è molto importante che mi siate a sentire, perché ho fatto delle analisi del trailer e quindi credo che ci saranno in totale, in cui due boss e tre mini boss, ok? Vi spiego. Partiamo dai mini boss, ok? Il primo mini boss che sicuramente ho visto nei trailer è quella sottospecie di, chiamiamolo centauro, no? Che lo prende per, come si chiama? Vabbè, chiamiamolo per la corda e porta via Kratos, no? Credo che sia quello tipo la specie di elfo scuro del God of War del 2018, no? Un mini combattimento, dopodiché o famo fuori, a un certo punto. Poi c'è quella sottospecie di drago di Komodo, che riprende, secondo me, dal drago del 2018. Lì ci sarà sempre un mini boss, e quindi eccetera eccetera eccetera. Poi un altro mini boss, ci avete presente l'inizio di God of War del 2018, no? Che c'era quello là enorme con il masso di pietra. Ecco, ci sarà anche quel mini boss, sicuramente, quello importante, diciamo. Poi dopodiché eccetera eccetera eccetera. Poi i due boss principali, ovviamente Freya e Thor, quindi lì quelli non li escludiamo, ok? Poi, dopodiché, è arrivato il momento bonus, ovvero tutte le domande che erano inerenti sia a God of War precedente e ai personaggi, ok? Allora, partiamo dal primo. La spada dell'Olimpo. Allora, raga, nel God of War 3, ok? In poche parole, Kratos si sacrifica, diciamo, si pugnala direttamente con la spada dell'Olimpo per liberare la speranza nel mondo, ok? Dopo i titoli di coda di God of War 3, però, Kratos scompare, ma la spada rimane lì. Ora, ci hanno fatto presupporre che la spada non la userà più. Ma cosa succederebbe se in questo capitolo di God of War Kratos avrebbe l'opportunità di recuperare la spada dell'Olimpo per combattere Freya e Thor? Quanto sarebbe epico! Porca di una puttana, quanto sarebbe epico una cosa del genere? Troppo, troppo, troppo. Spero che sia possibile almeno, ti prego. Ma che sia così, voglio usare la spada dell'Olimpo. Dopodiché parliamo di un personaggio, anzi due personaggi, però parliamo di quello che ci interessa di più. Angraboda. Angraboda nella mitologia norrena sarebbe la moglie, la fidanzata, la ragazza
di Loki, in cui ebbero tre figli, ovvero il serpente nel mondo Jormungandr, ho pronunciato bene, sì, il secondo Fenrir il lupo e terzo Hel, ovvero proprio la regina di Helheim. Ora, cosa succede questo? Significa che il serpente del mondo combatte contro Thor. Thor muore. Ma Thor gli scaraventa un colpo talmente potente che rimanda indietro il serpente del mondo. Tant'è che nel 2018 God of War il serpente dice: il ragazzo ha un volto familiare. Non so se. Dopodiché Fenrir ucciderà Odino, ma questo capiterà nel terzo capitolo, ok? Poi Hel sarà, come dire, partecipe a questo gioco di God of War Ragnarok perché dovrà aiutare Loki a resuscitare Kratos. E qui voglio lasciare una piccola parentesi, però dopo, ok? Resuscitare Kratos. Ne parliamo dopo, ok? Ora parliamo del quarto bonus, ovvero la morte di Tyr, tra virgolette, ragazzi, perché credo che tutti vociferano che un dio della guerra morirà in questo capitolo, ok? Però non si sa se è Kratos o Tyr. Io ho scritto muore Tyr perché è un mio pensiero, perché non voglio che muoia Kratos, anche se alla fine morirà, perché il suo viaggio ha un inizio e purtroppo dovrà avere una fine. Kratos purtroppo non è abbastanza potente per i dei norreni. Per i dei greci sì, perché ne ha avuto una meglio. Però per i dei greci non ha nessun aiuto dal mondo greco, se non quella puttana di Atena, che purtroppo è una spina nel fianco, quella troia di merda, che potrebbe aiutare Kratos. Possibile? Non lo sapremo mai. Ok? Dopodiché il bonus numero 5, poi ci sta il bonus finale, ok? Il bonus numero 5, Loki potrebbe rianimare i morti tramite Hel. Se ci fate caso, nel murale Loki è in ginocchio invocando delle parole, no? Tipo un serpente, simile serpente che gli esce dalla bocca, no? Quello può essere un incantesimo per far sì che Kratos rianimi. Ed è qui che c'è un bonus. Ok, il bonus quello principale, il bonus che tutti aspettavano perché, attenzione, attenzione, God of War 2018, titolo, c'è God of War e c'è questo serpente di colore rosso, ok? E ci stanno i simboli dei regni, vabbè, questo non ci importa. Ma notate bene, il titolo di God of War Ragnarok. C'è sempre il serpente, ok? C'è la scritta Ragnarok, ma è di colore blu. E quindi che significa? Significa che quando Atreus potrà rianimare Kratos, portarlo in vita, il suo tatuaggio potrebbe diventare di colore blu. Why fans associate a blue Kratos with image of God of War Ragnarok? Brock, one of the dwarves, is blue, but he does not have this color because of the history that his brother Sindri told us, that in the work he manipulated a lot of metal without gloves and no protection. Actually, Sindri carries a secret. During the forging of Mjolnir, a spider bit Brock, just because he was without gloves. We believe this spider is Loki from the future. Brock was bitten and died. Sindri revived Brock in River of Souls, and Sindri, for some reason, keeps it a secret. And guys, with the theory of Kratos' death in the next game, we believe that who will revive Kratos in the River of Souls is Atreus. And after this process, Kratos would come back with the blue tattoo, since the rest of his body is lined with his family's ashes. That's crazy. Kratos going back to Origins. Come inizialmente avevano progettato per il primo God of War. Ormai Kratos sta per diventare far parte della mitologia norrena, ovviamente nel gioco, e quindi per far parte
qualcosa deve essere cambiato. Kratos di colore blu lo vedete anche strano perché non è abituato. Però tutto è possibile in God of War Ragnarok. Poi c'è anche una domanda bonus che qui non ho scritto: è Kratos avrà le stesse armi? Allora, principalmente Kratos utilizza l'ascia e le lame del caos. Ovviamente ci saranno alcune meccaniche di combattimento abbastanza diverse, però va bene. Ci sta anche la personalizzazione dello scudo, quindi l'abbiamo visto parallelepipedo. No, scusate, è rettangolo, ovale, rotondo, in cui ogni forma può variare dal tipo di attacco. Per esempio, quello rettangolare, abbiamo visto che viene scagliato per terra, oppure quello ovale che ha un tipo di parata particolare, e poi eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Kratos, oltre alle lame del caos e l'ascia del Leviatano, può avere un'altra arma? O anche lo scudo e le mani? Le mani. Può avere anche un'altra arma? Ragazzi, spero di sì, perché qui ricongiungiamo al personaggio che io ho scritto, ovvero Durlin. Non ho trovato molte notizie riguardante questo personaggio, perché io cercavo Durlin nella mitologia norrena, però non l'ho trovato. Se vi ricordate, Durlin nel trailer ha quel polipo che gli viene sulla mano, no? Ecco, lui potrebbe essere un nano molto particolare perché o ci fa vende incantesimi, eccetera, 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 oppure ci regalerà un'arma futura. Ok? Mo non so quale, però ci potrebbe stare una terza arma in God of War Ragnarok. Perché Kratos e Atreus hanno bisogno di potenziarsi. Tant'è che in questo God of War i vestiti sono più, come dire, pesanti, possono essere più personalizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Io spero che ci sia anche un easter egg riguardante sempre il guanto dell'infinito, però con tutte e 6 le gemme, boh, 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 boh. Sarebbe bellissimo. E niente ragazzi, questo secondo me è la mia teoria di God of War Ragnarok, spero che sia valida, almeno nella maggior parte. Dopodiché ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave18 che trovate su Instagram, che è la mia pagina ufficiale. Qui sotto il link potrete trovare sia il link della donazione per supportarmi, ma anche tutto il procedimento per vedere i walkthrough di Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West e ovviamente God of War Ragnarok, ragazzi. Detto questo, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!